sera in via Mancini 9800, dove è stata inaugurata una nuova agenzia di viaggi nella galleria che affaccia su via Campane. Sole giallo, mare blu, guidata da tre baldi giovani, Vittorio, Pippo e Salvo. Vittorio Scolese. Io sono veramente molto contento vedendo questa affluenza di persone, di clienti. Questo è un sogno che ce l'ho avuto da tanti anni e finalmente si è realizzato. Pippo. Grazie a tutti per aver partecipato questa sera, con molta sincerità un grosso ringraziamento a tutti. Spero che verrete a trovarci, siamo in via Mancini 100, siamo a vostra completa disposizione. Grazie veramente di tutto. Salvo, quali saranno le prime iniziative importanti? Le prime iniziative importanti saranno quelle di accontentare soprattutto il cliente, perché quella è la cosa principale, il nostro obiettivo principale soprattutto. E poi un ringraziamento particolare va a voi che ci avete accompagnato in questa serata fantastica e spero indimenticabile, e un grazie a tutti quanti i partecipanti. E al taglio del nastro è intervenuto anche il primo cittadino di Avellino, il dottor Giuseppe Galasso. Sentiamo l'augurio del sindaco. Ogni attività che si intraprende è buon segno per la città, perché si arricchisce di altre professionalità. È un punto di riferimento in più per i cittadini di Avellino. Quindi l'operosità va sempre premiata, sperando che vada bene, ma io sono convinto, conoscendo i gestori, che otterranno sicuramente dei brillanti risultati. A lui gli auguri personali e credo anche della città. Un augurio grande per Vittorio, perché è una persona che ha un cuore veramente grande, anche sempre con noi per la leucemia. Ogni anno ci fa un piccolo pensiero e ci fa partecipare alla sua festa di fine anno, diciamo. E le auguro tanto bene quando il suo cuore desidera. Io ci tenevo a questa presenza, innanzitutto buonasera a voi, ci tenevo tanto perché Vittorio è un caro amico e infatti con me ho portato anche Felice Conte, che è un personaggio stesso della casa, e Simone, chi non ricorda Simone, l'ultima edizione di Amici, è un altro mio figlio, tutti e due figli e io. Telenostra, un grande saluto a tutto lo staff di Telenostra, ci vediamo presto ad Avellino.